Questi sei cosiddetti garanti hanno costituito la lista, hanno fatto la lista e hanno candidato a sindaco il Forno di Giorgio all'unanimità, per cui il Forno di Giorgio non è stato candidato dai giovani, è stato proposto dai giovani, ma è stato candidato da questa commissione che era stata indicata da tutti e tre i gruppi. Quando si è trattato poi di arrivare in amministrazione, una parte dei gruppi, in particolar modo i cinque dissidenti, sono stati un po' messi un po' da parte, cioè, per cui la stessa giunta è stata appannaggio quasi completamente del gruppo cosiddetto giovani, su indicazione ovviamente del sindaco, su designazione del sindaco. È stato rispettato solo quello che era il vice sindaco, che doveva essere del gruppo Progetto per Ardesio, e il capogruppo Zuccalli Claudio, che doveva essere, doveva essere della lista Vivere Ardesio. Poi tutta l'altra giunta sostanzialmente è stata appannaggio del sindaco. Ma i problemi non erano tanto sul modo sulla costituzione della giunta, era sul modo di lavorare, cioè dovevano essere coinvolti tutti e 12 i membri di maggioranza, o meglio 11 più uno 12 il sindaco. Invece in questi 16 mesi questi giovani non sono stati per nulla coinvolti, anzi hanno avuto delle grossissime difficoltà nel loro esprimersi, eccetera. Da parte nostra io ho preso le difensive di questo gruppo, perché ritengono che abbiano tutte le ragioni per esprimersi in questo modo, anche se tengo a precisare che la scelta per cui è stata fatta cadere l'amministrazione non è certamente da attribuire né al sottoscritto né agli altri garanti, perché ricordo come un solo garante sostiene questa amministrazione, uno è in giunta e gli altri quattro invece si sono dissociati da questo modo di amministrare. E vorrei dire che la preoccupazione maggiore che abbiamo avuto noi è che questi giovani, perché sono quattro giovani, sono due ventenni e due trentenni, e il Claudio Zuccalli, che è un cinquantenne, certamente ragionano con la testa e hanno saputo discernere loro il da farsi, e hanno deciso loro come ci si doveva comportare. Noi ci siamo semplicemente limitati ad ascoltarli e ovviamente anche a dare loro dei consigli. L'ultima soluzione era quella della crisi, ma è stata una crisi che è stata pressoché voluta dall'attuale sindaco. E tant'è che poi lui sulla stampa si è anche congratulato, ha espresso anche proprio, proprio espresso dicendo che era contento che fosse finita così. Allora a questo punto io mi chiedo se effettivamente era questo che si aspettava la gente di Ardesio, il comune di Ardesio.